Macabra scoperta questa mattina lungo i binari della linea Pisa-Lucca nelle vicinanze della stazione di San Rossore. Il corpo privo di vita di un uomo è stato individuato all'altezza del quartiere di Gagno, all'interno della recinzione che delimita la massicciata ferroviaria. Sul posto è intervenuta la polizia, assieme alla scientifica e ai mezzi della misericordia. L'autorità giudiziaria ha provveduto a interrompere la circolazione dei treni per consentire l'attività ispettiva. Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco prima delle 10, pare da alcuni residenti del quartiere alle porte della città. Al vaglio varie ipotesi, ma la più accreditata pare che sia quella di un incidente. Secondo la ricostruzione ancora in fase di valutazione da parte delle forze dell'ordine, il giovane di 27 anni italiano pare vestito con giacca e cravatta, mentre camminava in prossimità del passaggio pedonale sembra che indossasse delle cuffie, che potrebbero non avergli fatto sentire il treno in transito. Il mezzo potrebbe aver colpito fatalmente il ragazzo, scaraventandolo qualche metro più avanti. In particolare potrebbe trattarsi di un treno merci partito alle 6.07 dalla stazione di San Rossore. Vicino al passaggio pedonale, situato proprio davanti al quartiere Gagno a Porta Lucca, sono stati ritrovati un ombrello e un cellulare appartenenti con ogni probabilità alla vittima. Sul viso del ragazzo è stato trovato un foro all'altezza della mandibola, forse provocato dall'incidente. La polizia però non esclude altre ipotesi, le indagini sono in corso.